Sono poche migliaia gli studenti molisani impegnati da oggi con le difficoltà delle prove del famigerato esame di maturità di quest'anno. In Italia sono poco meno di 500.000 e le cronache locali ci rimandano, come sempre, storie di grande ansia ed espedienti di rasserenamento, con i ragazzi impegnati con le loro famiglie a superare non una semplice prova scolastica, ma forse lo scoglio più importante della loro vita, quello che separa definitivamente il periodo spesso spensierato della gioventù, consegnando al passo spesso più pesante della vera maturità. Un esame che tutti noi ricordano per l'intera esistenza e che ciclicamente ricompare nei sogni sotto forma degli incubi di un insieme di prove difficili ancora da affrontare. La maturità 2015 è iniziata con la prova di italiano, con tracce che richiamano il primo romanzo di Italo Calvino, quel sentiero dei nidi di ragno che uscì per gli Einaudi nel 1947 e che racconta della Liguria nella tragedia della Seconda Guerra Mondiale e dei partigiani e di un giovane ragazzo che vive nel dramma il passaggio appunto dal suo mondo di piccolo uomo a quello dell'uomo maturo. Altra traccia incredibilmente importante perché proviene dalla giovanissima pakistana premio Nobel per la pace Malala Yousafzai, che chiama a riflettere sui valori culturali dell'istruzione, ed ancora la resistenza, il Mediterraneo, la comunicazione e le innovazioni tecniche e scientifiche.